Naturalmente non esauriremo il tema in questo appuntamento, ma abbiamo voluto costruire questo appuntamento come, soprattutto come racconto di esperienze, quindi non come teoria della libertà nell'arte, ma attraverso le voci di quattro importanti protagonisti nella vita artistica sentire la loro esperienza, secondo il taglio di quello che fanno. Io ve li presento brevemente, poi in quello che diranno si capirà meglio. La prima a parlare sarà Beatrice Buscaroli, che è una professoressa di storia dell'arte moderna e contemporanea all'Università di Bologna, la sede di Ravenna, e che svolge in varie sedi e su vari giornali un'importante attività di critica d'arte, sia sull'arte contemporanea che sull'arte del passato, in particolare sul Seicento e su alcuni grandi maestri dell'Ottocento e Novecento. Poi ci sarà Etsuro Satō, che dal nome e dai lineamenti riconoscete, non c'è bisogno di dire chi è, e che è adesso non so se la qualifica esatta è quella che dico, però è come se fosse il capo scultore della Sagrada Famiglia, cioè colui che sta portando avanti quel cantiere, che come sapete è lungo e aperto da tanto tempo, che è la Sagrada Famiglia di Barcellona. È scultore, è venuto in Europa, mi diceva, 25 anni fa per scolpire in Germania, poi è stato assoldato alla Sagrada Famiglia, che aveva bisogno di scultori per procedere questo cantiere iniziato da Gaudì, e adesso lui è il capo di questo cantiere, cioè decide cosa si fa in questo cantiere, anche perché, come sentirete, la Sagrada Famiglia è un'opera senza un progetto preciso, ma con un impianto e poi l'opera prosegue. Poi c'è Jean-Pierre Lemaire, che è qua alla mia sinistra, che è un importante poeta francese, oltre che da qualche tempo un mio caro amico, è un poeta francese tra i più noti in Francia, anche tra i più premiati, se i premi valgono qualcosa, ma in questo caso valgono, e sta uscendo tra l'altro un suo libretto di poesie qui in Italia, che sarà disponibile da domani qui a Rimini, ed è un poeta con cui ci siamo conosciuti prima a Parigi, poi a Bologna, e credo che nella sua poesia, nella sua esperienza ci sia qualcosa che sul tema della libertà sia importante provare ad afferrare. Infine Daniele Piccini, alla mia destra, il signore con la cravatta chiara, il signore più elegante tra noi, che è un poeta, un buon poeta italiano, è un critico d'arte, un critico letterario, è un critico sia militante che accademico, nel senso che ha una sorta di schizofrenia critica, nel senso che si occupa in università di letteratura italiana antica, filologia della letteratura italiana, del 400 in particolare, se non sbaglio, del 300, ho sbagliato, del 300, e poi ha una importante, ormai significativa e riconosciuta e anche molto discussa, molto attaccata attività di critico invece sulla poesia contemporanea, dato dalle stampe da poco, sia un suo libro di poesia molto bello per Yakabook, sia una importante antologia di poesia italiana contemporanea del secondo Novecento per la Rizzoli. A loro ho chiesto appunto di dirci, di raccontarci, di dirci qualche cosa rispondendo a questo tema. Il verso di Jean-Pierre Lemaire, Gli uomini finestra, è tratto da una sua poesia che troverete se volete nel libro di cui ho parlato prima, in cui si dice che, ma credo che la leggerà dopo, attraverso gli incontri con uomini finestra si impara meglio a guardare il mondo, a guardare la realtà, e forse guardando questi uomini finestra si diventa anche noi stessi uomini finestra in qualche modo. E questa è un po' l'esperienza che al meeting si può fare anche attraverso l'incontro con gli amici che sono con noi. Adesso do la parola per prima a Beatrice Buscaroli. Perdonatemi perché io sono l'unico non artista di questo tavolo e sono l'unica critica. E quindi il mio, diciamo, compito è quello più antipatico, nel senso che, come tutti sapete, almeno da 150 anni i critici sono forse i peggiori nemici dell'arte, non sono certo quelli che la aiutano. E io voglio fare piccole, alcune considerazioni che riguardano il tema in generale, che è un tema ovviamente sconfinato, proprio su certe necessità che capitano all'arte nel suo essere o poter essere libertà, libera, perché è bello poter pensare a un'arte libera, ma voi sapete bene che un artista non è libero se non è riconosciuto come tale, ossia i romanzi nel cassetto e lo studio pieno di quadri che nessuno ha visto in realtà non sono arte. E io volevo fare proprio alcune piccole considerazioni prendendo due casi,
due piccole storie che vi racconterò, lasciando un po' così anche a voi e al breve dibattito che seguirà la possibilità di lasciare tirare le fila. Voglio fare due casi di due artisti che non sono italiani, uno è un poeta e uno è un pittore. Siamo negli Stati Uniti anni 50. Il più grande poeta di cultura anglo-americana, già, o uno dei grandi poeti, scusate perché su questo sono circondata, quindi se sbaglio, è Ezra Pound. È un nome conosciuto a tutti i cultori di poesia, ma non soltanto, perché è un nome conosciuto anche per la sua incredibile vicenda biografica. Voi sapete che lui è autore dei Cantos, lui è autore, è amico e in un certo senso primo maestro di Eliot, promosse la prima pubblicazione della Landa Desolata e nessuno o pochi sanno che promosse anche la pubblicazione del primo libro di Hemingway. Pound, per una serie di ragioni che è lungo dire, che sono state studiate in moltissime pubblicazioni, anche molto recenti, venne in Italia dove visse tra Rapallo e Venezia e si innamorò in un certo modo suo della possibilità, diciamo, che lo Stato fascista poteva consentire, della possibilità, dico proprio burocratica, economica, e fece delle trasmissioni alla radio. Queste trasmissioni alla radio, che sono, questo che vi dico è tutto ormai molto noto, erano trasmissioni fatte tra il 43 e il 44 da Radio Roma, sono state poi pubblicate e stampate e molto conosciute, gli causarono un'accusa da parte degli Stati Uniti, suo paese natale dove lui era nato nel 1880, un'accusa di alto tradimento. Considerate che lui fu l'unico poeta, l'unico, non tanto poeta, l'unico uomo accusato di alto tradimento dagli Stati Uniti nella Seconda Guerra Mondiale. Benché lui avesse cercato di rientrare negli Stati Uniti quando gli Stati Uniti si misero in guerra con l'Italia, non gli fu accordato il permesso e non gli fu rinnovato il passaporto. Dunque, nel 1945, Pound sente alla radio, ancora rimasto a Rapallo da cui non era potuto partire, sente alla BBC il fatto di essere stato accusato di alto tradimento. Si consegna autonomamente alle autorità militari americane e viene incarcerato nel carcere di Pisa. Nel carcere di Pisa viene fabbricata apposta una gabbia per lui in acciaio e rimane diversi mesi. Tutti i prigionieri e i guardiani del carcere di Pisa si stavano chiedendo chi dovesse arrivare, perché il carcere di Pisa era un carcere di altissima sicurezza, generalmente usato per reati comuni da parte dell'esercito americano. Pound rimase in questa gabbia per diversi mesi, all'aperto, dormendo e passando giornate tutto il giorno sotto i raggi del sole o comunque all'aperto. Poi venne trasferito negli Stati Uniti e rimase 11 anni in un manicomio criminale. Questo è ancora oggi dibattuto, perché in realtà non si capisce perché un poeta che tutta la vita proclamò il suo essere poeta e tutta la vita sottolineò il suo essere in buona fede e che prima di intraprendere queste trasmissioni alla radio Roma, diciamo ancora dello Stato che era allora fascista, aveva chiesto una sorta di permesso alle autorità americane dicendo: io non parlo dell'America, io parlo della mia idea di Stato di politica. Ancora oggi è molto difficile capire il perché questa sua forma così libera fiducia in uno Stato che poi, come tutta l'Europa, fallì, però gli costò 12 anni di manicomio. Lui fu messo in manicomio perché le sue teorie politiche furono accusate di pazzia. Se lui fosse stato riconosciuto sano, sarebbe stato processato e probabilmente ucciso come nemico degli Stati Uniti. Questo è oggetto di un libro che è stato ripubblicato in questi mesi, un vecchio libro già uscito in edizioni Scheiviller, di uno studioso che ha approfondito alcuni argomenti. A me interessa per questo, perché la persona di Pound è indubbiamente una personalità eccezionale. Voi considerate che in questo manicomio di St. Elizabeth, dove lui rimase 11 anni, riceveva regolarmente le visite di Eliot, le visite dei poeti della Beat Generation, le visite di poeti che a noi oggi sembrerebbe incredibile,
incredibile pensare che avevano avuto e mantenuto questo culto per questo personaggio. Lui invece rimase incarcerato probabilmente perché l'America lo elesse proprio come simbolo di una colpa che in quel modo doveva essere pagata, e a un certo punto fu pagata nella persona di Pound. Pound uscì dal manicomio naturalmente fiaccato, soprattutto da questo senso di ingiustizia. Lui in questo aveva un senso di essere proprio un cittadino civile, e lui pensava che la sua buona fede e la buona fede dei suoi discorsi prima o poi sarebbe stata svelata. Questo invece naturalmente non successe. In questi mesi, e qui chiudo la parentesi di Pound per ora che riaprirò solo alla fine, è uscito un libro molto interessante sempre negli Stati Uniti che si chiama La guerra fredda culturale. Ossia, è un libro che ha analizzato molti documenti, in particolare documenti degli archivi della CIA e dell'FBI americana. Infatti il sottotitolo è La CIA, il mondo delle lettere e delle arti, dove voi incredibilmente trovate che negli stessi anni in cui Pound, come colpa esemplare di una sorta, di una certa Europa, viene tenuto in manicomio in condizioni inenarrabili sulle quali adesso non mi posso dilungare, ma lo farei volentieri, nello stesso periodo negli Stati Uniti un movimento che noi oggi tutti conosciamo, che probabilmente voi conoscete, che è l'espressionismo astratto, il movimento il cui rappresentante più importante è Jackson Pollock, viene scelto e a un certo punto come nominato all'interno dell'intelligenza politica americana come il movimento che deve essere appoggiato in funzione anticomunista e antistalinista come simbolo dell'Europa liberale e dell'Europa e degli Stati Uniti, scusate, dell'America liberale e dell'America nuova del dopoguerra. Ora, gli studiosi che sono arrivati a questo punto si sono chiesti perché proprio l'espressionismo astratto, perché la maggior parte dei rappresentanti, che sono Klein, Rothko e soprattutto Pollock, erano tendenzialmente di sinistra, cioè di quella sinistra, diciamo così, molto simile a quella di cui oggi fanno parte molti artisti, cioè quell'idea così di libertà un po' generica e un po', diremmo oggi, politically correct. A un certo punto si vede che la CIA, d'accordo con i principali finanziatori del MoMA, parliamo del Museum of Modern Art di New York, cioè il più grande, uno dei più grandi meccanismi di promozione dell'arte contemporanea allora esistenti, fondato da Nelson Rockefeller, lo stesso Nelson Rockefeller che invitava il muralista messicano Rivera a dipingere nel suo palazzo, quindi sempre con una certa apertura nei confronti della politica. Ecco, in questo stesso periodo si capisce che l'espressionismo astratto viene nominato come proprio il movimento americano, è libero, ha pochi rapporti con l'Europa rispetto a tutti gli altri movimenti, il suo rappresentante principale è un americano che è Jackson Pollock, ed è il classico americano bello, libero, bello, dicono, come James Dean, che ama bere come gli americani degli anni 50 ed ha una cultura molto più americana che europea. Anche qui purtroppo, anzi per fortuna vostra, devo molto saltare alcuni in particolari, però vi voglio citare solo una frase di un critico d'arte importante americano che si chiama Philip Dodd, che dice: la cosa straordinaria dei politici quando si occupano d'arte è che significa qualcosa per loro. Si può così arrivare alla tesi veramente perversa secondo cui la CIA fu il miglior critico d'arte d'America negli anni 50, perché venne in contatto con opere che avrebbero potuto essere considerate opposte alla sua visione, realizzate da artisti della vecchia sinistra derivate dal surrealismo europeo, ma riconobbe il valore potenziale di quel tipo di arte e la sostenne. Era l'arte, diciamo, più autonoma dal punto di vista politico rispetto alla vecchia Europa e che quindi poteva mantenere nell'autonomia americana quella sorta appunto di liberalismo cosiddetto democratico che consentiva agli americani di tenere il vecchio dentro la gabbia e contemporaneamente di gettare in tutta Europa, finanziata da loro, questa immagine degli Stati Uniti vincente di questi artisti. Considerate che questo non lo dico con una sorta di finale così, lo dico perché è un fatto: tutti questi artisti morirono o suicidi o in incidenti d'auto dovuti ad alcolismo. Questo è proprio, fu una cosa che si alla fine degli anni 50, quindi è una libertà che probabilmente costò cara a tutti. Questo
è un esempio che per la verità mi è venuto più che altro da coincidenza di tipo di tempi, perché sono esattamente gli stessi anni. E in questo periodo però è successa una cosa che, con la quale mi appresto a concludere, che mi ha fatto ulteriormente meditare su questo tema della libertà. Perché, come dico, la libertà dell'artista è esistere, non è soltanto fare, è esistere proprio in quanto artista. In maggio è morto Dorazio. Pietro Dorazio è stato uno dei grandissimi artisti italiani del dopoguerra, è stato il fondatore di Forma 1, il fondatore di Origine, uno dei maestri dell'astrattismo italiano. Dorazio è morto e nessuno di voi, probabilmente, a parte l'articolo che ognuno di noi ha letto sul suo giornale di riferimento, ne ha sentito parlare, perché nessuno sta facendo niente di Dorazio, su Dorazio. Non la Biennale, non i grandi nostri musei che vanno avanti così come niente fosse. Io incontrai Dorazio alcuni anni fa in un'occasione di una conferenza di Arte Fiera e lui girava con questo foglio che io do sempre ai miei studenti all'Università di Ravenna, glielo fotocopio apposta, perché era un'occasione assolutamente, diciamo, privata, però lui aveva con sé questo piccolo testo che si chiama Le foglie di balla. E, ossia, Dorazio, che era un artista, come tutti gli artisti, diciamo, mentalmente libero, era stato molto amico del vecchio Giacomo Balla, vecchio futurista, che, come voi sapete, il futurismo in Italia ha avuto un iter molto complesso dal punto di vista della critica, e quindi nel periodo di peggiore crisi per la sua fama, cioè gli anni 50. E Dorazio, che era comunista e che comunque aveva nella sua anche, cioè era un po' un comunismo diverso da adesso, però fortemente ideologico nel dopoguerra, soprattutto il suo legarsi a questi movimenti, Forma 1 e Origine, cercò di organizzargli una mostra e lo fece. Si rese conto che in Italia nessuno si occupava di lui. Io invitai, scrive Dorazio, in questo testo che vi dico, un testo proprio scritto a macchina, personalmente critici e studiosi come Lionello Venturi, Giulio Carlo Argan, Palma Bucarelli, a visitare il suo studio. Prendemmo anche diversi appuntamenti, nessuno si fece mai vedere. Lionello Venturi detestava i futuristi, Argan aveva rifiutato di acquistare il quadro di Boccioni, La città che sale. Tutti ci chiediamo quando andiamo a New York perché New York è piena di quadri futuristi, perché mentre da noi in Italia il futurismo veniva considerato in modo erroneo e tutti sapevano che era sbagliato, un'arte di Stato o comunque un'arte legata al fascismo, e mai né Mussolini né Bottai né nessuno si identificò nel futurismo come arte fascista, però il futurismo fu considerato così per tanti anni, al punto che poi vi assicuro che in un convegno ancora del 1984 Maurizio Calvesi, che poi fu più grande scopritore di Marinetti, deplorava questa situazione. Ebbene, decise appunto il povero Dorazio di dedicare a Balla una mostra con l'aiuto delle sue figlie Elica e Luce. Questo successe e poi gli fecero un piccolo gioiello, che siano proprio queste foglie di quercia che Dorazio aveva cesellato con le sue mani, che doveva essere regalato alle figlie in onore di una grande donazione che le figlie avevano fatto alla Galleria d'Arte Moderna. Il Presidente della Repubblica di allora non arrivò mai e le foglie di Balla rimasero in casa di Dorazio. Ora, la cosa che a me ha fatto un po' effetto è che, al contrario, stabilisce dei rapporti, benché negativi, però di parentele tra questi personaggi, è che è morto Dorazio e è morto nello stesso silenzio immoto e inspiegabile di come era successo a Balla. Ora, chi è stato a Basilea ha visto delle monografiche, voi pensate, nella mostra Mercato di Basilea sono state dedicate delle mostre a Dorazio e l'Italia non ha fatto niente. Quindi quello per cui lui girava, come se uno di noi andasse oggi, venisse a questo convegno con questo foglio in tasca, è successo esattamente a lui. Direte, gli faranno degli omaggi, ma nel frattempo, mentre noi parliamo, i figli stanno litigando per l'eredità. E allora vi dico, io non lo so che cos'è la libertà nell'arte e spero che ve la dicano i miei colleghi, però vi voglio solo dire una piccola cosa, perché forse questa è una libertà possibile. E torno a Pound nella gabbia di Pisa, anni 1945, appunto, una gabbia sospesa nel centro
di un carcere. C'è un verso dei canti pisani, che furono i canti che Pound scrisse in quel periodo, scrisse non avendo carta, imparando a memoria i versi, continuando a dirseli da solo fino a quando poi riuscì a un certo punto a scriverli. Grazie a Benin per questa tavola ex cassetta da imballaggio, non dirono a nessuno che l'ho fatta. Un guardiano negro della sua gabbia, che lo doveva sorvegliare con le armi in pugno, si rese conto che lui dormiva per terra, che soffriva moltissimo. Allora smontò una cassetta e costruì una specie di pagliericcio, una tavola, per permettergli di dormire. Pensate com'è la libertà dell'arte nonostante le gabbie. 20 anni o più dopo l'esperienza di Pisa, un texano di mezza età, che era stato una delle guardie alla gabbia di Pound, brontolava in un bar di Los Angeles. Non sono mai stato all'università, ma ne so più di tutti quelli che non ci sono stati. E raccontava di Cavalcanti e Arnaud Daniel, gli ideogrammi cinesi e la soppressione della carta moneta, l'iniquità dell'usura e la grandezza di Sigismondo Malatesta. Pound, da dietro le sbarre, recitava ai soldati che lo custodivano le proprie ossessioni. Grazie a Beatrice Buscaroli. Se è vero che, come lei ha detto, la libertà dell'artista è esistere, e ci ha fatto anche sentire, raccontando, che l'esistere dell'artista non avviene in uno spazio neutro da tutto il resto, avviene in un posto che il Salve Regina chiama Valle di Lacrime, e che normalmente si può chiamare posto dove ci sono le lotte di potere, posto dove ci sono le divisioni tra gli uomini. Cioè, l'arte non accade in una sorta di iperuranio, accade in un posto che si chiama la storia, e quindi è colpita, avviene non in uno spazio altro, avviene dove la storia esprime se stessa, le proprie tensioni, anche i propri conflitti e le proprie contraddizioni, anche, come abbiamo sentito. E se allora la libertà per un artista è esistere ed esistere in un posto così e non far finta di essere da un'altra parte, vuol dire che la libertà per l'artista, ma qui lo dico solo per passare la palla a Soto, per passargli la parola, la libertà dell'artista è poter ascoltare, come diceva Dante, qualche cosa che lo chiama ancora a fare, qualcosa che lo chiama, che lo invita ancora a fare, perché l'esistere di un artista è la risposta a qualche cosa che ti chiama a fare. L'esistere per un artista coincide con questo tentativo di rispondere a un invito. Non un artista, insomma, non si mette in moto da solo, si mette in moto perché, poi si può chiamare l'ispirazione, si mette in moto perché qualcosa lo chiama. La libertà per un artista è esistere in quanto risposta a qualcosa che ti chiama, altrimenti esistere potrebbe non essere ancora niente se non la ripetizione di qualche cosa che hai già fatto. Sato. Buonasera. Io non parlo italiano, lo sento. Non parlo italiano e mi dispiace. Soy escultor. Sono uno scultore. 27 años que estoy trabajando para construir el templo de la Sagrada Familia. Nella costruzione del tempio della Sacra Famiglia. Hasta ahora he colocado y he terminado muchísimas esculturas. Realizzato e ultimato moltissime sculture. Por ejemplo, este año la UNESCO, que ha nombrado al patrimonio cultural de humanidad. UNESCO ha fatto rientrare nell'ambito del patrimonio culturale. Ci scusiamo, ma abbiamo dei problemi con il microfono. Ci scusiamo solo un istante. Y Fasana Nascimento, que capito? Un istante, due istanti, tre istanti. Sì.
la gente está bello hoy. ¿Me oye? Riproviamo, vediamo un po'. ¿Sí? Vamos a ensayar. Muy bien. Que el patrimonio cultural de humanidad, que este año, esta fachada la empezó Gaudí en 1893. Gaudí en 1893. Año 2000, he terminado con esculturas de 15 ángeles. Esto es la obra más importante de hasta ahora. Pero resto muchísimos, centenares de esculturas que he colocado. ¿Por qué he encontrado trabajar en Sagrada Familia? Porque en Japón trabajaba como profesor de arte y mismo momento la necesitaba picar piedra y decidí a ir. ¿Cuál es el problema que no sentiste vos? Sí, bien. ¿Me oyes? Continúo. Ci scusiamo, ma purtroppo ci ritorna indietro un segnale che copre completamente la voce del relatore. Allora scendi giù, no? È la causa del nostro mancato lavoro. Allora scendi giù tu, no? Produttore, scendi giù. Scendi giù, ti metti qua. Così lo senti. Hai capito? No, scendi, scusa, produttore, senti me. Allora, se mi senti a me, scendi giù qui, ti metti qui a sedere, lo senti. Ah, sì? Proviamo, eh? Questo è l'ultimo, però, eh? Bien. Vale. Pues la piedra. La pietra. Es para mí especial. Per me è speciale. Para ustedes quizá es piedra que no abra, ni no tiene significa, ni nada. Pero para mí es piedra. ¿Bien? Ehi. Sto scendo, eh? Sta scendendo la voce? Arriva, arriva. La voce è tra noi, adesso no, possiamo. Cercare di fare il possibile. Scusate di questi inconvenienti, purtroppo a volte con la tecnica succede. Volvemos a piedra. Allora, ritorniamo. A dove eravamo Durante estoy trabajando en piedra o esculturas. Sto lavorando nell'ambito della scultura, sto lavorando con la pietra. Durante 35 años. Ormai da 35 anni. Antes
quando empecé a trabajar primera piedra, prima quando ho iniziato la mia attività, il mio lavoro, quando ho iniziato il lavoro sulla pietra, pensé que soy escultor, artista. Ho pensato che io sono uno scultore, sono un artista. Voy a convertir este trozo de piedra que adesso trasformerò questo pezzo di pietra que no significa nada, che non significa nulla. Voy a convertir una obra de arte. Lo trasformerò in un'opera d'arte. Ahora pienso era gran equivocación. Adesso penso di aver fatto un grande sbaglio, di essermi completamente sbagliato. Porque era piedra redondo. Perché era un pezzo di pietra. Y empecé, decidí a empezar a hacer un cuadrado. E ho deciso di cominciare a lavorare la pietra formando una sorta di struttura di forma quadrata. Un punto di acabar, casi punto di acabar cuadrado. Praticamente verso l'ultimazione, la fine di questo lavoro, quando stavo sul punto della conclusione. Sin querer cayó un trozo. Senza volere però è venuto via, si è staccato un pezzetto. Non dove stava picando, sino altro lato. Non, questo pezzetto non si è staccato lì, nella parte che io stavo lavorando, ma esattamente da un'altra parte. Perché pietra tiene carattere. Perché la pietra ha carattere. Questa pietra tenía come col, lecciuga. Era praticamente una pietra come se fosse dell'insalata, come se fosse un cavolo. Pues, la picando, cortando. Quindi praticamente lavorando la pietra, tagliando da una parte. Il canto stava a via beta, l'acqua, che beta che una hoja, che trozo. Sì, praticamente c'era questa, lavorando sull'angolo c'era questa forma beta. Pues esto cayó. E questo è venuto via. Pensava, come soy escultor. Io ripeto, sono uno scultore e quindi ho pensato. Podía hacer cualquier cosa. Ho pensato che potevo fare qualsiasi cosa. Non era así. Ma non era così. Tengo que saber carácter de cada uno de piedra. Io devo conoscere, devo sapere qual è il carattere di ogni pezzo di pietra che sto lavorando. Así empecé a aprender de piedra. E così ho cominciato ad avviare, a formare la mia formazione sul lavoro della pietra. Però durante 35 anni. Ma durante 35 anni. Nunca encontré la misma piedra. Non ho mai trovato la medesima pietra. Pues cada vez tengo que conocer y como una persona nueva. Ogni volta devo avviare questo processo di conoscenza, come se si trattasse di una nuova persona, di un nuovo individuo. Come ustedes, ninguna persona somos iguales. Come tutti voi, come tutti noi, nessuno è uguale all'altro. Pues, con buena educación y con buen corazón. Quindi, predisposto positivamente da un lato educativo, con cuore predisposto positivamente. Ustedes que hace que no puede ir por fuerza a la, una persona. Voi lo sapete benissimo, non è che possiamo aggredire una persona, non è che possiamo andare verso questa persona con forza. Igual, piedra igual. Lo stesso comportamento lo adottiamo nei confronti della pietra. Y no solamente cada piedra diferente carácter que tiene. E non voglio dire che il carattere di ogni pietra è diverso. Sino è la sabe más que yo. Ma vi voglio anche dire che la pietra ne sa molto più di me. Después de 35 años yo estoy convencido de que piedra tiene sabiduría. Dopo 35 anni io sono vieppiù convinto che la pietra ha saggezza. Porque piedra, si no obedezco a piedra, yo no puedo hacer nada. Perché se io non obbedisco alla pietra, non posso fare nulla. Y cada vez tengo que preguntar. E devo sempre chiedere, ogni volta. Y martillo y puntero picando. Praticamente martello e scalpello, lavorando. Esto no estoy rompiendo. Non sto rompendo, infrangendo. Sino ustedes que cuando visita primera vez a casa, la puerta. Sí, cuando siete a casa, cuando battete contro la porta di casa. Hace tuc, tuc, tuc,
Voi sentite, no? Sono rumori diversi. Piedra es muy duro, pues yo voy a preguntando con martillo puntero a como ustedes haga. La pietra ovviamente è molto diversa e quindi io prima di agire con martello e scalpello chiedo esattamente come fareste voi nella vostra abitazione. Si puedo entrar o no? Ovviamente chiedo alla pietra se posso entrare o se non posso entrare, così come farebbe una persona per entrare eventualmente a casa vostra. Piedra è enormemente diverso, che non sappiamo nada. In realtà non sappiamo nulla sulla pietra. Por ejemplo, los americanos, llegó a Luna. Gli statunitensi, diceva, noi no, ma gli statunitensi sono arrivati sulla Luna. Intenta llegar a Mars. Adesso cercano di arrivare su Marte. Un día japonese o italiano que llegue a final del universo. Supponiamo che un giorno si arrivi, un italiano possa arrivare alla fine dell'universo. Encontraremos piedra. E lì che cosa troveremo? Che cosa troverà colui che vi arriverà? Troverà la pietra. Universo hecho de piedra. L'universo è fatto di pietra, è costituito di pietra. Io sé, aunque no fui. Io non ci sono stato, ma lo so. Non necessario, perché questa tierra si chiama planeta Tierra. Sappiamo bene che il pianeta su cui viviamo, la Terra, si chiama pianeta Terra. Es un trozo de piedra que rotando. È un pezzo di pietra che praticamente galleggia. Y hemos sacado desde esta tierra esta piedra. E da questa pietra abbiamo tratto. Hemos sacado micrófono, LED, luz, madera, todo. Abbiamo tratto i microfoni, la luce, il legno, abbiamo praticamente estratto tutto quello che ci circonda. Piedra no parece que es piedra, sino gracias a piedra estamos vivos. Non sembra che sia pietra, ma grazie alla pietra noi siamo vivi. Por eso yo intenté a seguir donde hay más cultura de piedra, es Europa. E quindi io ho cercato di seguire la strada laddove potessi trovare una più alta, una maggiore cultura della pietra e questo posto, questo luogo si chiama Europa. Pues piedra. He encontrado la obra de la Sagrada Familia. E quindi ho trovato la Sagrada Famiglia, l'opera della Sagrada Famiglia. Y Sagrada Familia me ha presentado Gaudí, que murió, pero todavía vive dentro de piedra. Ma la Sagrada Famiglia mi ha presentato Gaudí, Gaudí che è deceduto, ma continua a vivere proprio all'interno della pietra. Eso hace 27 años. E questo è successo 27 anni fa. Pues, la través de piedra y para encontrar Gaudí no era fácil. Attraverso la pietra trovare Gaudí non era certo compito agevole. Pero es único camino. Ma è l'unica strada che si poteva seguire. Porque mi trabajo es esculturas. Ripeto, io sono uno scultore, mi occupo di sculture. Mi trabajo es la exactamente tengo que hacer como quería hacer Gaudí. Io devo fare esattamente come voleva fare Gaudí. Mi pregunta de cada día. La mia domanda, la domanda che mi faccio ogni giorno. Es preguntar mirando a piedra. È di chiedere guardando la pietra. Don Gaudí, ¿qué tengo que hacer? Allora, signor Gaudí, Don Gaudí, che cosa devo fare? Esto es tutta la mia vita. E questa è stata tutta la mia esistenza, tutta la mia vita. Después de encontrar todos los datos y documentos y ideas de Gaudí. Dopo aver trovato tutti i dati, tutti i documenti, tutte le idee di Gaudí. Però me sentí no he tocado todavía a Gaudí. Ho capito comunque che non ero ancora riuscito, ancora arrivato a toccare Gaudí, nonostante tutti i dati che avessi trovato. Un día la encontré que no mirar a Gaudí, sino hay que mirar donde miraba Gaudí. Un giorno mi sono reso conto che non bisognava guardare Gaudí, ma bisognava guardare nella direzione in cui guardava Gaudí. Intentar a llegar donde quería llegar Gaudí. Cercare di arrivare laddove desiderava arrivare Gaudí. Esto es momento mágico.
questo è il momento magico. Perché desde este momento Gaudí entrò a me, io entro a Gaudí. Perché in quel momento preciso Gaudí è entrato in me, è entrato nella mia persona e io sono entrato in Gaudí. Pues desde este momento me sentí mucha libertad. A quel punto, in questo momento, in quel momento, scusate, mi sono sentito pieno di libertà. La primero, la piedra che me ha llevado a Europa a encontrar Sagrada Familia. Innanzitutto la pietra che mi ha portato in Europa, e in Europa ho scoperto la Sagrada Famiglia. Era camino muy confuso. Erano strade abbastanza non ancora completamente chiare. Pero después de encontrar Gaudí, ma dopo aver trovato Gaudí, yo me siento mucha libertad y felicidad. Io dentro di me sento grande libertà e grande contentezza. Parece que Gaudí me obliga o me limita la trabajo. Sembra che Gaudí mi indichi o comunque mi delimiti il mio lavoro. Es contrario. No, non è così. Me siento más libertà. In realtà io mi sento molto più libero. Por ejemplo, Gaudí no dejó plano. Gaudí non ha lasciato dei piani. Ustedes creen que para construir la cualquier obra necesita plano. Per costruire qualsiasi opera si ha bisogno di questi piani. Pero Gaudí sabía cómo somos humanos. Gaudí sapeva bene come sono gli esseri umani. Porque nosotros nos obligan a alguien enseguida se cansa. Perché ovviamente se qualcuno ci obbliga a fare poi subentra la stanchezza. Por eso todos somos muy cansados porque ed è per questo che siamo tutti molto fiaccati. Porque trabajo es obligación. Perché il lavoro molte volte è obbligo. Gaudí no dejó obligar ni plano. Gaudí quindi non ha lasciato piani, non ha voluto lasciare obblighi. Solo indicar dónde tenemos que ir. Ma indicare la strada verso cui propendere. Este camino es muy ancho. E questa strada è molto ampia. Un trabajador, un gran trabajador o un señor un poco lento. Pero... Quindi un lavoratore molto rapido, oppure un lavoratore molto più lento. Pero toda la gente cabe este camino. Ma diciamo che tutti trovano il proprio spazio, il proprio posto all'interno di questa strada. Lo importante es despertar la interés de cada trabajador. La cosa importante è quella di suscitare, di risvegliare, di far emergere il desiderio di ognuno e l'interesse di ognuno. Por ejemplo, aunque sea un gran buen trabajador de picapedrero, si obliga no pondrà tutto suo. Perché anche il miglior lavoratore della pietra, se tu lo obblighi, non darà il meglio di se stesso. Quando termina ora, olvidará de Sagrada Familia. Perché? Perché una volta terminato il suo orario di lavoro, dimenticherà quello che stava facendo, dimenticherà nella fattispecie la Sagrada Famiglia. Gaudí le explicava la despertar interés. Gaudí invece profondeva sforzi proprio per creare, per far emergere questo interesse. Por eso primero hace maqueta. È per quello che prima fa dei modellini. Que es muy bello, bonito. Che veramente sono cose stupende. Y artesanos no sabe cómo lo hace. E poi gli artigiani non sanno come devono fare. Pero este artesano si ve es bonito y quiero hacer este. Ma se poi l'artigiano vede che la cosa è bella, che la cosa gli suscita interesse, este momento espone su interesse. Cercherà quindi di farlo, perché? Perché subentra il suo interesse diretto, l'interesse diretto della persona, dell'artigiano. Pensará en casa y cama, en comiendo, pensará este para realizar este bello obra. Non se ne libererà più, quindi anche quando rientra a casa, mentre sta cenando con la famiglia, prima di addormentarsi, avrà sempre questo tarlo fisso e penserà al modo migliore per realizzare questo modello. Solo Gaudí aiutava e consigliava come lo fare. Quindi Gaudí poi consigliava e aiutava ovviamente alla realizzazione. Por eso trabajadores tenía gana de hacer. È per questo che i vari lavoratori, i vari artigiani avevano voglia di fare.
me parece que cada trabajador es cuando termina jornada no está cansado. E mi sembra anche che le varie persone, una volta che finiscono il loro lavoro, non sono nemmeno stanchi. Sino inspirado, que espera, no podía esperar hasta mañana que para realizar el siguiente trabajo. Addirittura le persone non vedevano l'ora di che venisse l'indomani per poter riniziare il loro lavoro. Nosotros pensamos que si trabajamos se cansa y pierde energía. Noi pensiamo che se la persona lavora si stanca, perde energia. Pero hay un modo de que cuanto más trabajas tendrás más energía. Ma c'è anche un'altra modalità ed è quella che più lavori più avrai energia. Ustedes mismos lo saben. E voi lo sapete benissimo. Si encuentra novio después de trabajo non sentirás cansato. Ovviamente se dovete vedere il fidanzato o la fidanzata dopo aver finito il lavoro non sarà certo la stanchezza a frenarvi. Un abuelo o abuela che tiene cuerpo cansado o dolor, pero cuando visita la nietos nietas estará alegría y correrá. Una nonna o una nonna, anche se dopo il lavoro, pure possono sentirsi stanchi, ma all'arrivo sicuramente dei nipotini o delle nipotine riacquisteranno tutte le loro energie. Esto es lo que nos ha dado Dios. Questo è quello che ci ha dato il Signore. Por ejemplo, ahora tiempo es reloj y tiempo dicen tiempo es dinero. Adesso dice il tempo è denaro. Es palabra más pobre. No, è molto povero, è molto modesto tutto questo. Tiempo che nos ha dato Dios. Il tempo che ci ha dato Dio, il tempo che ci ha dato il Signore. No es lo mismo que el reloj que creamos japoneses. Non è certo lo stesso tempo che viene fuori dagli orologi che hanno creato i giapponesi. Porque el tiempo es vida de nosotros. Perché il tempo è la nostra vita, è vita di tutti noi. Vivir es tiempo. Vivere è tempo. Tiempo no es para calcular. Il tempo non è per calcolare. Espacio también. E spazio anche. Por tanto, nosotros algo hemos equivocado. Quindi in qualcosa forse noi ci siamo sbagliati. Por ejemplo, arte ha convertido hace poco, o hace siempre, que ha convertido una inversión. Arte convertido una inversión. L'arte ha trasformato un investimento. Quanto más caro es buen cuadro. Si dice che quanto più costa, meglio, migliore investimento. Pero economía tampoco no es así. Ma l'economia non è neanche così. Economía no es nuestro objetivo. L'economia non è la nostra finalità, non è il nostro obiettivo. Igual que tiempo, que economía es hay que saber cómo utilizarlo. Anche in questo caso bisogna sapere come impiegare questo fattore. Lo stesso vale per il tempo. Todo esto nos enseña el Templo de Sagrada Familia. E tutto questo fuoriesce, ce lo insegna il Tempio della Sagrada Famiglia. Gaudí sempre estaba arado de pensamiento de Dios. Gaudí sempre pensava al Signore, era sempre pieno di pensieri nei confronti del Signore. Por ejemplo, la arquitectura, Gaudí es arquitecto. Pues, sapete bene che Gaudí è un architetto. Arquitectura es parece que siempre contra de gravedad. Sembra che ci vi sia apparentemente una contrapposizione fra l'architettura e la gravità. Como Gaudí estaba al lado del mensaje de Dios. Gaudí era pieno e lodava i messaggi del Signore. Pues era intentó a buscar la favor de fuerza de Dios que ha creado. E ovviamente ha cercato di ricevere, di sviluppare la forza che emanava dal Signore, che ha creato. Gravità è così. La gravità è questa, è così. Este cruz está libre. Vedete che la croce è libera. Pues la Gaudí ha pensato así. Gaudí ha pensato tirando así, però tirato, costruire ma a la vez. Costruire al contrario. Esto es la torre del templo de la Sagrada Familia. Questa è la torre del tempio della Sagrada Famiglia. Por eso templo parece que estira Dios que estira hacia arriba. Vedete, è come se il Signore tirasse su, tirasse verso l'alto. Es cierto.
perché la forza del Dio, sicuramente, perché la forza del Signore tira hacia abajo, viene verso il basso. Pues la esto es la parece que la obliga a la hacer cosas, pero sienten muchísimas cosas la libertad. Ovviamente questo dà l'impressione che ci obblighi a fare qualcosa, ma in realtà all'interno di tutto questo vi è la massima libertà. Gaudí es la genio de arquitectura. Gaudí è un genio dell'architettura. Pero todavía más genio de interpretar la mensaje de Dios. Ma soprattutto la genialità di Gaudí è relativa all'interpretazione delle parole, dei messaggi del Signore. Que es naturaleza. Soprattutto mi riferisco alla natura. Últimas palabras. La Gaudí dijo. Gaudí ha detto. Yo solo colaboro a creación de Dios. Io non faccio altro che collaborare alla creazione del Signore. Io collaboro solamente alla creazione del Signore. Eso no solamente en campo de arquitectura, sino todos los campos. Questo non abbraccia unicamente il settore dell'agricoltura, ma abbraccia tutti i campi, tutti i settori. Medicina, avvocacia, la medicina, l'avvocatura, comerciantes, i negozianti, gli esercenti. Si todos colaboramos como Gaudí a creación de Dios. Se tutti collaboriamo, così come ha fatto Gaudí, alla creazione di Dio, alla creazione del Signore. Es muy bien, sino es único camino de nosotros. Sarà molto positivo, perché questa è l'unica e vera strada da seguire. Pero ya he dicho que este camino es muy ancho, todo cabe. Vi ho detto però che è una strada molto ampia. C'è posto per tutti. Tutti ci stanno dentro perfettamente. Pero a veces, aunque sea camino grande, pierde, puede perder. Ma anche se si tratta di una strada ampia, grande, però può perdere. Lo importante es como Sagrada Familia. Allora la cosa importante è fare le cose come alla Sagrada Famiglia. Caminar poco a poco sin pausa. Camminare costantemente, poco a poco, senza pause. Sin perder. Senza perdersi o perdere. Esto es mensaje de la Sagrada Familia. Questo è il messaggio che scaturisce dalla Sagrada Famiglia. Il testamento más importante de Gaudí. È il testamento sicuramente più rilevante di Antoni Gaudí. Muchas gracias. Grazie. Credo che già in questi due primi interventi ci siano molti spunti, molte indicazioni di strada e anche di lavoro per chi volesse più seriamente anche affrontare il problema di che cos'è l'arte, sia facendola che studiandola. Adesso la parola, dico questo perché molte volte mi accorgo che si viene come presi da una sorta di dubitosità. In chi si interessa d'arte o scrive o prova a fare l'arte, eccetera, come dire, ma dove guardare, no? dove provare, con che cosa paragonarsi? E mi sembra che nelle cose che abbiamo ascoltato fino adesso, anche nei nomi che sono stati detti fino adesso, anche solo i nomi che vengono detti, le citazioni che vengono fatte, sono come delle indicazioni di strada, delle indicazioni di metodo di lavoro, che possono essere prese sul serio, se uno vuole. Jean-Pierre Lemaire, poeta francese. Scusate, neanche io parlo italiano, ma ho una buona traduttrice. Je voudrais vous parler de l'impression de liberté qu'on peut avoir en lisant un poème ou en l'écrivant. Vorrei parlarvi dell'impressione di libertà che si può trarre dal fatto di leggere o di scrivere una poesia. Aujourd'hui, un poète n'a plus à défendre sa liberté contre les règles.
parce que les règles, on ne sait plus où elles sont. Oggi ormai un poeta non deve più difendere la propria libertà contro le regole, visto che le regole non sappiamo più dove sono. C'est pourquoi, pour parler de la liberté dans un poème, il faut en revenir à son contraire, c'est-à-dire l'impression de contrainte, d'oppression, que nous pouvons avoir quelquefois devant le monde. E quindi per cogliere il senso della libertà in una poesia conviene riferirsi al suo contrario, cioè all'impressione di vincolo, di costrizione che spesso o in alcuni casi ci viene dal mondo. Cette impression de contrainte, d'oppression, c'est l'impression que nous sommes séparés des choses, nous sommes séparés de nous-mêmes, que les choses ne communiquent pas, ne sont pas libres d'entrer en rapport les unes avec les autres. E questa sensazione di costrizione, anche di oppressione, ci viene dal fatto di sentirci in qualche modo sganciati dalle cose, anche da noi stessi. Ci viene dal fatto di sentire che non c'è più comunicazione fra gli elementi della vita. Mais je vais prendre un exemple. Je vais vous citer un vers d'un poète français, Pierre Reverdy. Come esempio citerò un verso di un poeta francese che si chiama Pierre Reverdy. Il dit quelque part: les hirondelles s'enfoncent dans le ciel comme des ancres dans la mer. In una sua poesia dice: le rondini affondano nel cielo come l'inchiostro nel mare. Ah, scusate, come l'ancora, scusate. C'è una omofonia. Parce que vous, si vous voyez une hirondelle, vous voyez que quand elle vole, les ailes déployées, elle a la forme d'une ancre. Perché se pensate a una rondine, la immaginate volare, vedete appunto che ha la forma di un'ancora. Alors, d'où vient l'impression de liberté que nous avons quand nous lisons ce vers-là? Da dove viene l'impressione di libertà che traiamo dal fatto di leggere questo verso? C'est l'impression que communiquent deux choses qui sont d'habitude séparées dans notre imagination. Viene dal fatto che in questo verso vediamo comunicare due cose che normalmente nella nostra, nel nostro immaginario sono separate. Le ciel et la mer. Il cielo e il mare. Et pendant que nous lisons le vers de Reverdy, le monde est rendu à son unité. E mentre leggiamo il verso di Reverdy, il mondo è restituito alla sua unità. Les choses peuvent circuler librement d'un domaine à l'autre. Le cose possono circolare liberamente da un ambito all'altro. Et nous aussi, nous pouvons circuler plus librement. E anche noi possiamo circolare più liberamente. Mais comment est-ce que cette liberté est possible à travers un poème? Ma com'è possibile questa libertà attraverso una poesia? Il faut pour cela que soit donné au poète une troisième dimension. Occorre per questo che al poeta venga data una terza dimensione. Et cette dimension, il ne la possède pas toujours par lui-même. E questa dimensione lui non la possiede sempre da solo. À ce moment-là, il devient une sorte de médium par lequel les choses circulent plus librement que dans la vie habituelle. E grazie a questo diventa una sorta di medium, grazie al quale le cose circolano in modo più libero rispetto alla vita comune. Il devient, comme disait Davide tout à l'heure, un homme fenêtre. E come diceva Davide poco fa, diventa a questo punto il poeta un uomo finestra. C'est-à-dire que sa liberté à lui, c'est de donner la liberté aux choses à travers lui. Quindi la sua libertà è quella di dare la libertà alle cose attraverso di lui. C'est vrai pour le poète, ce peut être vrai, bien sûr, pour n'importe qui dans les circonstances de la vie. E questo è vero per il poeta, ma può essere vero anche per chiunque altro nelle circostanze della vita.
tout le monde peut être un homme fenêtre ou une femme fenêtre si il laisse la liberté aux autres de rencontrer à travers lui la réalité. Chiunque, un uomo o una donna, può diventare un uomo o una donna finestra se riesce a dare agli altri la libertà attraverso di lui di incontrare la realtà. Le poète n'est pas toujours un homme fenêtre, ou alors c'est une fenêtre sale. Il poeta non è sempre un uomo finestra, o in certi casi una finestra sporca. Et le travail du poème consiste souvent à nettoyer la fenêtre. E il lavoro della poesia è spesso, consiste spesso nel pulire la finestra. Pour cela, le poète peut attendre, me semble-t-il, deux choses de la foi chrétienne. Per questo credo che ci siano due cose che il poeta può aspettarsi dalla fede cristiana. La première, c'est l'humilité. La prima è l'umiltà. Parce que il ne doit pas faire obstacle. Perché non deve frapporre un ostacolo. Comment est-ce qu'il peut faire obstacle? Il peut faire obstacle en voulant à tout prix s'exprimer lui-même. Può diventare un ostacolo se vuole a tutti i costi esprimere se stesso. A dire ce qu'il avait envie de dire avant. Cioè se insiste nel voler dire ciò che aveva voglia di dire prima. Alors que, comme le disait Davide, le travail du poète consiste d'abord à répondre à la demande des choses qui veulent communiquer, qui veulent se réunir. Mentre invece, come diceva Davide prima, il lavoro del poeta consiste prima di tutto nel rispondere alla domanda delle cose che vogliono riunirsi e vogliono comunicare. Dans cette entreprise, le poète est aidé par une caractéristique de la poésie. E in questa impresa il poeta viene aiutato da una caratteristica della poesia. Cette caractéristique qui fait que la poésie est différente de la prose. C'est la mesure. E questa caratteristica che differenzia la poesia dalla prosa è la misura. Parce que le rythme imposé par la mesure est différent de celui de la syntaxe. Perché il ritmo imposto dalla misura è diverso rispetto a quello della sintassi. Quand vous faites une phrase, vous savez jusqu'au bout ce que vous voulez dire. Vous dirigez votre phrase. Quando uno costruisce una frase sa fino in fondo che cosa vuole dire, quindi dirige la propria frase. Mais la mesure, elle peut interrompre la phrase quand vous allez au vers suivant. Ma la misura può interrompere la frase quando si passa al verso successivo. Elle vous oblige à respirer et elle vous oblige aussi à attendre parce quindi, que votre mesure n'est pas forcément complète. Vous n'avez pas tous les mots d'un coup. E quindi la misura obbliga a respirare e ad attendere perché la frase non è necessariamente completa, non è che si mettono insieme tutte le parole in un solo momento. Il faut beaucoup attendre pour écrire un poème. Bisogna aspettare molto per scrivere una poesia. Et construire un poème, c'est finalement construire une petite maison. E costruire una poesia, in fin dei conti, è costruire una piccola casa. Où les choses et les mots qui en parlent se sentent bien ensemble. Dove le cose e le parole che ne parlano si trovano bene insieme. Même si le poème est douloureux. Anche se la poesia è dolorosa. Et quand la maison est construite, le poète n'en est pas le propriétaire. E quando la casa è costruita, il poeta non è il proprietario. Il est un invité parmi d'autres. È un invitato, è un ospite fra altri. La deuxième dimension de la foi chrétienne à laquelle le poète peut être relié, c'est le pardon. La seconda dimensione della fede cristiana a cui il poeta può essere ricollegato è il perdono. Dans un poème, en effet, les choses et les êtres
communique à nouveau, sont d'une certaine manière réconciliés. In un certo senso, in una poesia, le cose e gli esseri comunicano di nuovo, quindi in qualche modo sono riconciliati. Même quand il s'agit de choses douloureuses ou bien d'événements qui ont été des blessures. Anche quando si tratta di cose dolorose oppure di eventi che sono ferite. La poésie permet aussi au poète de se réconcilier avec sa vie et peut-être propose au lecteur de se réconcilier avec la leur. La poesia consente al poeta di riconciliarsi con la propria vita e può proporre anche al lettore di riconciliarsi con la sua. Et le fruit de cette réconciliation, c'est une impression de liberté. E il frutto di questa riconciliazione è un'impressione di libertà. La vie circule à nouveau dans le poème. La vita circola di nuovo nella poesia. Elle circule symboliquement, mais c'est une invitation à la faire circuler réellement dans la vie. Circola simbolicamente, ma è un invito a farla circolare concretamente nella vita. Pour finir, je voudrais vous citer un poème qui m'a été donné et où tout cela, et en particulier la miséricorde, apparaît peut-être mieux que dans des explications. E per concludere vorrei citarvi una poesia che mi è stata data e che forse fa trasparire meglio il concetto di misericordia di quanto possano farlo delle spiegazioni. Je vais essayer de m'en souvenir un peu par cœur, un peu en regardant le papier de ma traductrice. Cercherò di ricordarmela questa poesia un po' a memoria e un po' scrutando le note della traduttrice. Quand il t'est donné de voir cette vie, non plus seulement sous le ciel, mais comme à travers lui, tu devines alors l'existence d'un second ciel en transparence, et même parfois d'un troisième. Tu peux supporter le cri du peuplier, les yeux des offensés et ta propre histoire, comme si la mémoire à cette profondeur prenait la couleur de la miséricorde, de même que l'air devient bleu. Quando ti è dato di vedere questa vita non più soltanto sotto il cielo, ma come attraverso di esso, allora indovini l'esistenza di un secondo cielo in trasparenza e talvolta anche di un terzo. Puoi sopportare le grida del pioppo, gli occhi degli offesi e la tua stessa storia, come se la memoria, con questa profondità, prendesse il colore della misericordia, così come l'aria diventa blu. Grazie. Occorre pestare molta materia nel mortaio, cioè occorre lavorare molto per arrivare a una materia così apparentemente semplice e fine come le cose che ci ha detto Jean-Pierre. Non a caso è un poeta erede di una grande tradizione come quella francese, un poeta non ingenuo, non ingenuamente erede di una grande tradizione e che tra l'altro, come ha scritto e affermato più volte, si è formato molto anche grazie alla grande poesia italiana del Novecento, in particolare Umberto Saba e Carlo Betocchi. Però voglio dire, le cose che ci ha detto sono di una semplicità quasi disarmante, come si dice, ma è una semplicità ottenuta perché non si ha paura di mettere molta materia nel mortaio, perché non si ha paura di confrontarsi con il duro dell'esistenza e con il duro dell'arte, perché solo facendo così si ottiene una grana così sottile, così preziosa di cose. L'ultimo intervento è un intervento, se volete, spostato più sul contemporaneo e quasi sulla scommessa del futuro, non solo perché Daniele è il più giovane di noi qui al tavolo, sia come persona, biograficamente, ma anche come artista, tra virgolette, però anche sta compiendo un lavoro di lettura anche dell'epoca
che arriva a essere anche contemporanea, che si sporge sulle rive del contemporaneo nella letteratura e nella poesia in particolare del nostro secolo. Per questo lo abbiamo invitato e lo ringrazio di essere qui. Buonasera, io cercherò di far passare come dire, questa mia colpa della giovinezza parlando di alcuni pochi esempi, appoggiandomi ad alcuni grandi maestri, perché come ci ha insegnato il bellissimo intervento di Soto, ognuno è artista, ma io direi anche è critico, è studioso, è lettore, perché qualcuno gli ha insegnato come si entra in quella cattedrale che è sempre l'opera d'arte. Un nome o due che farò sono quelli ai quali ho guardato, come Soto ha guardato probabilmente a Gaudì. Quello su cui io vorrei riflettere, lasciando appena in fondo una personale suggestione, non volendo qui fare l'artista che racconta il proprio lavoro, è un destino, se volete paradossale, curioso dell'arte moderna, che è un destino di esilio. Cioè vorrei capire con voi in che termini si pone una drammaticità dell'arte interna. Prima, con Beatrice Buscaroli e col commento di Davide Rondoni, abbiamo visto l'arte, come dire, costretta a conquistarsi la libertà dentro la storia. Ma c'è una libertà enorme che l'arte moderna ha e ottiene e che va in qualche misura pagata, che costa qualche cosa, anche a prescindere dalla vicenda, dalla storia che sta intorno all'artista e al suo lavoro. E in effetti io sono perfettamente d'accordo con Soto quando diceva e riportava il pensiero di Gaudì che l'arte moderna è una specie di imitazione dello slancio creatore. L'arte moderna all'incirca dalla metà o un po' prima con alcuni profeti come Leopardi dell'Ottocento non ha più un riferimento scientifico, non deve più raccontare il mondo, altre discipline lo fanno. L'arte moderna si pone di fronte al mondo e cerca una chiave non solo per leggerlo, ma per partecipare a quello che lo fa essere, al suo movimento. Cioè cerca, secondo me, di rappresentare lo slancio creatore, il movimento della creazione. È la cosa più vicina che noi abbiamo immaginato all'atto della creazione, per chi crede, di Dio. Ora, l'andare dietro questo movimento creativo, io credo che in qualche modo l'arte moderna lo abbia pagato e lo paghi sempre a caro prezzo. Pensate al titolo di quest'anno sul quale riflettiamo, dal quale partiamo del meeting, e cioè che la libertà è il dono più grande che gli uomini abbiano avuto sotto il cielo, e pensate al contesto in cui quella frase è calata, cioè all'avventura di Don Chisciotte, di cui stasera vedremo la versione teatrale di Branciaroli. Ecco, Don Chisciotte è uno che per potersi conquistare questa libertà deve andare esule e inventarsi una fantasticheria, imitare una vita avventurosa cavalleresca che non esiste più, cioè stare fuori dal mondo per conquistare questa libertà. Ho l'impressione che tutta l'arte moderna che cerca di raccontare e ridisegnare il mondo debba pagare questa enorme e totale libertà, che poi spero di vedere alla fine non è però arbitraria, deve pagare a caro prezzo questo slancio, questa ambizione, questo tentativo che nei suoi grandi esempi, nei suoi grandi maestri la sostiene. E la prima cosa che va detta è che la grande arte moderna che ci viene in mente è un'arte che fa i conti con la vertigine e lo spaesamento e anche direi con una specie di devastazione dentro il corpo dell'opera. Prima si citava The Wasteland di Eliot, ma ognuno può pensare nel suo campo dall'arte astratta di Kandinsky alla letteratura, pensate a Kafka, a Beckett, a Ionesco. Ma pensate, per stare qui a pochi chilometri da qui in Romagna, a un poeta che è mancato quest'anno, Raffaello Baldini, il quale fa parlare nella sua poesia, ed è uno dei poeti che ho commentato amorosamente, come meglio ho saputo fare in questa antologia della poesia italiana dal 60 oggi, da Burrizzoli, fa parlare i personaggi del suo paese, questi strambi, questi piccoli matti del borgo, e che cosa c'è di più accasato, di più domestico, di più noto del borgo dove si parla il dialetto, dove tutti si capiscono, dove persino i toponimi sono noti a tutti. Eppure questi personaggi si perdono continuamente dentro la propria lingua, si smarriscono e, parlando di Sant'Arcangelo, sembra che parlino dei confini del mondo, dei confini dell'universo. Chi di voi conosce Baldini lo sa e chi lo leggerà lo scoprirà. Ora, in effetti,
e ci arrivo con il secondo poeta che volevo citare, ed è anche questo un omaggio alla memoria, essendo anche egli scomparso quest'anno, la poesia moderna, in particolare del Novecento, cerca di espandersi arrivando ai limiti di quello che è noto e conosciuto. Prima veniva citata, per ricordarci che tutto è pietra, l'immagine dell'universo in espansione. Anche alle estreme propaggini probabilmente troveremo pietra, diceva Soto, ma la cosa interessante è che noi siamo in un universo in crescita. Ecco, l'arte moderna parte da una specie di Big Bang e non pensa tanto a una forma di ritorno quanto ad una espansione fino ad arrivare agli estremi confini. Per fare questo è il prezzo di cui vi parlavo sopra, ho l'impressione, ed è l'elemento anche di dibattito che vorrei porre con voi, ho l'impressione che l'arte moderna debba sempre, o perlomeno così abbia quasi sempre fatto, entrare in colluttazione con qualunque idea precostituita del mondo, con qualunque conoscenza, con qualunque filosofia del mondo che le preesista. È come se l'artista, in questo mi viene sempre in mente Ungaretti, cercasse la totale innocenza e purezza di una prima parola, di un inizio assoluto. Tutta l'arte moderna si gioca sull'inizio, come per Gaudì, più che la Sagrada Famiglia finita, è l'impulso di creare la cattedrale, poi il resto seguirà. E c'è questa facciata che orienta il lavoro di chi rimane. Per il poeta è l'inizio. Dante parlava di una lingua per se stessa mossa, cioè trovare quel momento insieme di libertà e però di obbedienza, non si sa che cosa, in cui la lingua si muove dicendo quello che deve dire, che non è però qualche cosa di già noto al poeta. Cioè il poeta non parte mai dicendo quello che già sa, ma scopre quello che scoprirà alla fine della poesia scrivendola. È il poeta stesso che si avventura, che cerca di conoscere attraverso la sua parola. Non esiste più una parola poetica, come dire, ornante, decorativa. La parola è una parola gettata allo sbaraglio per conoscere il mondo, per capire il mondo. Allora, anche quando un poeta ha una grande tradizione, ha un pensiero, ha persino una fede alle spalle, ho l'impressione che in questo tempo non poco ingrato della modernità egli debba come entrare in diverbio con la stabilità di questa idea, come dire, fare accettare un corpo a corpo con quello che sa del mondo, persino con quello in cui crede, per far sgorgare quell'inizio, quell'attimo in cui dice una cosa che rivela, prima che agli altri, a lui stesso, un'apertura, un varco, come lo poteva chiamare Montale, uno squarcio verso qualcosa che non sa e che ha addirittura, questo ce lo diceva un altro caro maestro, oltre a quello che sto per citare, Piero Bigongiari, uno squarcio verso qualcosa che prima di essere detto nemmeno esiste, perché noi, come dire, poniamo l'esistenza di qualcosa dicendola. Allora il poeta cerca di fare questo e a me veniva in mente, non so se l'esempio è calzante, quello che io considero, come Soto considera Gaudì il suo maestro, quello che non gli ha insegnato che cosa deve fare, ma gli ha insegnato a che cosa guardare. Ecco, io considero alla stessa stregua Mario Luzzi, che è un poeta che, come sapete, è morto alla fine di febbraio di quest'anno a 90 anni. Mario Luzzi, come sapete, era un poeta di formazione, di educazione cristiana e credo anche di intima convinzione cristiana. La cosa che mi ha sempre sorpreso è che nella sua poesia Luzzi non accettasse di limitarsi a quello che la fede dice, ma entrava in diverbio, entrava in un corpo a corpo con la verità della fede. Non si fermava, come Virgilio diceva a Dante di fare, non si fermava al quia. Allora vi voglio leggere questa brevissima poesia da un libro relativamente recente, del 1990, che si chiama Frasi e incisi di un canto salutare. Notate, libertà, salute, ma anche spezzettamento. Il canto è salutare, ma sono frasi e incisi, quasi tagliuzzate, ottenute dalla rottura di un monolite. E dice questa poesia che parla di Dio e della parola divina. Non startene nascosto nella tua onnipresenza, mostrati, vorrebbero dirgli, ma non osano. Il roveto in fiamme lo rivela, però è anche il suo impenetrabile nascondiglio. E poi l'incarnazione si ripara dalla sua eternità sotto una gronda umana, scende nel più tenero grembo, verso l'uomo, nell'uomo, sì,
ma il figlio dell'uomo in cui deflagra lo manifesta e lo cela. Così avanzano nella loro storia. Allora, parlando della incarnazione, che noi giustamente consideriamo l'atto centrale della storia del cristianesimo, cioè la rivelazione, Luzzi dice sì, sì, rivela, ma al tempo stesso manifesta, ma nasconde. Allora che cosa vuol dire? Che Luzzi, seguendo, come dire, l'autonomia del suo strumento, della parola, entra in diverbio, in colluttazione con quello in cui crede. E questo perché lo fa? Per negarlo? Per negare l'incarnazione? No, questa poesia non nega l'incarnazione, ma è come se egli cercasse di vedere la realtà che si nasconde dietro la verità creduta. È come se cercasse di riottenerla, di ricomprarla attraverso lo sforzo. Ecco, io ho l'impressione che la grande arte moderna sia stata tutto un corrispondere, a volte anche a prezzo di solitudine e di esilio, come Don Chisciotte, un corrispondere all'enormità del dono del mondo, all'enormità del dono del creato. E come dire, quasi farlo riuscire, ricrearlo, come se fosse uscito dalle fibre dell'arte, cioè pagare la libertà di questo dono avuto, ricevuto. Ma chiudo, il mio tempo è finito, chiudo parlando in questo caso anche facendo un piccolo accenno alla mia personale esperienza di scrittura. Tra l'altro c'è un eterno dilemma fra gli studiosi, i quali dicono, ma dice, sei un critico o sei un poeta? Come fai a fare le due cose? Ecco, io invece rovescio sempre la cosa e dico che è difficile leggere a fondo, capire un modo artistico di lavorare se non ci si è mai posto il problema del suo linguaggio, di come funziona. Allora, a monte di tutto il discorso che ho fatto, c'è quell'istante di totale libertà, di cui vi dicevo prima, un ungarettiano, in cui viene cercato l'inizio, il momento che Dante chiama la lingua per se stessa mossa. Il momento in cui uno dice una cosa e non è la somma delle cose che sa, non è la somma della sua esperienza artigianale, cioè non è il fatto di saper scolpire la pietra che gli garantisce l'attacco di un'opera, è una scoperta, è una novità. Allora, quell'istante di assoluta libertà è forse la cosa più, credo, almeno per me, la cosa più interessante di un'esperienza d'arte. Allora, che cosa accade in sostanza? Accade che uno sente, parlo per il poeta, la necessità di dire, e quella necessità non equivale a niente di quello che è accaduto, a niente di quello che si sa, è una necessità assoluta di dire, ma dire che cosa? Ecco, questo in buona misura, io credo, a partire da Leopardi, lo si ignora. Uno non sa che cosa dirà, ma sente questo impulso, questa necessità di dire. E allora c'è come un totale trasferimento, ed è quello che per me rende l'arte interessante, anche da lettore, un totale trasferimento dell'artista, della sua vita, nel segno. E in quell'istante di imminenza l'artista, io credo che sia un ulteriore dono, l'artista non è niente, non è nessuno. L'artista in quel momento è al bivio, all'incrocio tra infinite possibilità. Può dire con quell'inizio qualunque cosa. È un'evenienza, è una possibilità l'artista. In questo, vi dicevo, assomiglia per me allo slancio creativo di Dio. Poi c'è la prima per il poeta, la prima parola, e quella prima parola incide un destino, cioè quell'incipit, quella lingua per se stessa mossa, quella sì è inderogabile, perché segna l'esistenza di quel segno in cui si trasferisce tutta la vita dell'artista, quell'inizio segna un processo e poi bisogna andargli dietro e arrivare fino in fondo. E in questo mettere la vela su un mare che non si conosce, secondo me si gioca la bellezza, l'azzardo, a volte la follia dell'arte moderna. Voi vi ricordate l'infinito di Leopardi? Questo mettere il pelago su un mare che non si conosce può persino procurare sgomento, ove per poco il cor non si spaura, dice a un certo punto dell'infinito Leopardi. Io, anche da uno che cerca di scrivere poesia, amo quell'istante iniziale, quel tentativo di scrivere l'incipit di una cosa che non so e che conosco solo attraverso il linguaggio nella cui tradizione mi sono messo,
perché devo mettermi nella tradizione, imparare il mestiere e poi devo rompere quella scorza, devo dimenticare quello che so e cercare un inizio nuovo, un inizio assoluto. Io credo che questa sia la, come dire, la dura libertà dell'arte moderna, a volte pagata con l'esilio, con l'incomprensione, con la malignità. Pensate alla vita meschina che fece Leopardi nel suo tempo, riletto e amato un secolo dopo. Questa è la dura libertà dell'arte che secondo me alla fine, dopo aver contraddetto o essere entrati in colluttazione con tutto quello che si sa, anche con tutto quello che si ha di più caro e che si ama, alla fine di questo, se il processo è profondo e autentico, in questa liberazione totale, la libertà dell'arte è anche una forma di necessità e forse anche una forma di obbedienza a qualche cosa che però viene pagato, riscattato in questo modo. Grazie. Io ringrazio Daniele per il suo intervento, è proprio un lavoro di verifica, cioè di riacquistare l'inizio, quello che permette una esperienza di libertà nell'arte. È proprio l'umiltà, è stato detto, di riprendere sempre il movimento iniziale, che è segretamente la propulsione del gesto artistico. Perché è vero che nel gesto dell'arte noi assomigliamo a Dio. Assomigliamo a Dio. Ma è una somiglianza. È una somiglianza. E si può essere somiglianti come scimmie o come figli. Si può essere somiglianti in due modi. Fondamentalmente nella vita, lo vediamo anche in tante cose intorno a noi, si può somigliare a un altro in due modi. O in un modo scimmiesco, cioè in un modo da ripetizione caricaturale, o si somiglia a un altro da figli. Riacquistare sempre il movimento iniziale dell'arte significa riacquistare quindi la sua possibile libertà, significa riacquistare sempre una dimensione da figli, perché la libertà dell'essere umano è nell'essere figli e non scimmie. Questo è quello che è quel poco che magari possiamo fermare nei tanti modi e nei tanti documenti che abbiamo sentito adesso, sentito nel lavoro di oggi, e il fermare provvisoriamente l'attenzione su questo problema, su riacquistare l'inizio come libertà o da figli o da scimmie, e che il destino della libertà nell'arte si giochi esattamente a questo livello, come hanno detto tutti coloro che mi hanno preceduto, storicamente, non in astratto, non in un posto che non c'è, ma qui e ora, in mezzo alle contraddizioni e ai problemi della storia, degli altri e della propria, e in una situazione in cui si impara da altri, e in una situazione in cui l'arte e quello che si gioca nell'arte vale come ciò che si gioca in qualsiasi altra attività umana. Ecco, questo problema del riacquistare l'inizio, di riacquistare ciò che ci fa simile a Dio, è il problema in cui si decide la libertà dell'arte. E noi siamo chiamati, per chi la fa, per chi la legge, per chi la ama, per chi la insegna, siamo chiamati di fronte al fenomeno stupendo e ricchissimo e vario dell'arte a verificare sempre se questo acquisto dell'inizio viene fatto da scimmia o da figlio. Grazie e ai prossimi appuntamenti.